Ok, allora dedichiamoci a questo esercizio. Avete già capito che a me piace strutturare i programmi in funzione perché mi semplifica la vita e mi obbliga a pensare un po' di più ai vari passaggi e tenerli separati piuttosto che non mettere tutto insieme in funzioni particolarmente contorte, no? Ed è un'abitudine, al di là di fare funzioni, ma quello di mantenere, diciamo, le varie cose separate, molto chiare, è un'abitudine che mi piacerebbe, no, che coltivaste anche nei vostri lavori. Poi a volte nella fretta non sempre si riesce a avere idee chiare, ma a volte conviene fermarsi e dire un attimo, ragioniamo, piuttosto che aggiungere codice a una parte che già non conosco bene, no? E ricordatevi sempre che esiste il debug, per cui adesso su questi esercizi è difficile che faccia errori grossi, ma potrebbe capitare, ma se non vi quadra cosa fa il programma, prima di, e siete convinti che fosse giusto, che avesse senso, prima di andare a modificare o aggiungere, verificate sempre perché non funzionava, cosa c'era che non andava, ok? Piuttosto che non dire, ah, ma non va per questo motivo, totalmente inventato, totalmente arbitrario, e cominciate ad aggiungere codice per compensare un errore che non c'era, ok? Quindi veramente prima di correggere un errore dovete verificare che quello sia, ci sia effettivamente l'errore, e quindi trovare perché non funziona, e normalmente il debugger aiuta parecchio. Ok, allora veniamo a noi. Dobbiamo innanzitutto leggere questi personaggi, ma questo è facile, perché allora mi definisco la mia funzione leggi personaggi, nome file. Allora, questo direi che è il lavoro ottimo per il dictionary reader, per il modulo CSV, con la funzione dictReader, che già legge un file e mi restituisce una lista di dizionari. No? Quindi, se mi ricordo questo, io semplicemente potrò aprire il mio file in modalità lettura, encoding uguale UTF-8, e poi creare la classe reader come csv.dictReader su F. Il dictReader, se non specifico il campo field names, quindi lui prende i nomi dei campi dalla prima riga del file, che è esattamente ciò che volevo. Devo però specificare che il mio file è separato da punto e virgola e non da virgola, che sarebbe, diciamo così, il separatore di default che lui si aspetta, e se non sbaglio si chiama delimiter e punto e virgola. A questo punto il reader è un oggetto che ad ogni iterazione mi restituisce non più una stringa, no, come farebbe un for line sul file, non una lista come farebbe un csv.reader normale, ma già un dizionario. E quindi potrei crearmi una lista, personaggi, uguale lista vuota, for personaggio in reader, personaggi.append personaggio. Return personaggi. E chiudiamo il file f.close. Quindi, se vogliamo testare questa funzione, personaggi uguale leggi personaggi di personaggi.txt,
personaggi e carichiamo il main. E lui mi legge e mi stampa una cosa di questo genere. Quindi una lista, dizionario. Adesso purtroppo qua le chiavi del dizionario sono, vabbè, questa è la print che fa questo lavoro, che mi stampa le chiavi in ordine alfabetico. Mentre probabilmente dentro il dizionario le chiavi sono stampate, sono memorizzate in ordine di colonna. Questa è la pprint, mettiamo una print normale perché almeno vediamo, esatto. Lista di dizionario, nome, sesso, colore capelli, lunghezza capelli, eccetera, eccetera, virgola, secondo dizionario e così via. E allora, questi sono i 24 personaggi, vedete che come chiave è già stata usata quella presa dalla prima riga del file. Volendo queste tre righe, si potrebbero anche a loro volta condensare perché qui stiamo prendendo un contenitore che è il reader, il lettore CSV e stiamo estraendo uno per uno gli elementi del contenitore e li stiamo trasformando in una lista. Però noi sappiamo già creare una lista partendo da un qualunque contenitore, no? Basta usare la funzione list. Quindi in realtà queste tre righe basterebbero, si potrebbero sostituire con la funzione list reader. E ci pensa la funzione list ad andare a esaurire, a navigare dentro il contenitore prendendo gli elementi e usandoli per costruire la lista. Quindi in questo caso la lettura del file usando le funzioni giuste era letteralmente tre righe di codice. Quindi questo è, se vogliamo, un trucco per evitare. Se quando itero su un contenitore devo semplicemente poi mettere i risultati dentro una lista, effettivamente la funzione list, che usiamo, che ne so, per prendere un set, convertirlo in una lista, per prendere una lista, fare una copia, lavoro con qualunque tipo di contenitore e un file è anche esso un contenitore. Se invece non ci ricordiamo il CSV reader, lo possiamo sempre fare a mano, questo lavoro. Non c'è problema. Leggi personaggi. Stupida. E apre il file, chiude il file. E cosa dovrò fare in questo caso? Okay? Dovrò leggermi la prima riga del file e usarla per memorizzarmi i campi, i nomi delle colonne. Okay? Quindi la prima riga, quindi facciamo la stessa operazione senza usare il modulo CSV, okay? Perché magari poi il giorno dell'esame non ci ricordiamo o non siamo sicuri. Allora, cosa faccio? Leggo la prima riga che contiene i nomi dei campi, questa qui, no? E mi creo una lista con questi elementi. Bene, allora, i nomi dei campi non saranno altro che gli elementi della prima riga, quindi f.readline, senza il barra n, divisi in corrispondenza dei punti e virgola. Poi, fatto questo, devo bere tutte le altre righe del file. Ok, f.readline legge la prima riga, la prossima riga, ma è la prima, il file è appena aperto, e poi faccio lo split su punto e virgola.
questo caso non avevo virgolette, non avevo altri caratteri particolari, quindi direttamente il risultato dello split mi dà già le stringhe che mi servono. Ovviamente se mi ricordo di togliere il barra n finale di qua, altrimenti pelato sarà pelato barra n e poi non lo trovo più quando vado a cercarlo. A questo punto leggerò i dati, quindi avrò personaggi uguale lista vuota, for line in file, e leggerò una i campi della prossima riga, quindi campi uguale, e faccio lo stesso giochino, f.readline, punto rstrip barra n punto split punto virgola. E in questo caso ho una lista che contiene i campi della generica riga. Charles, uomo, biondo, corti, no, no, eccetera. Adesso ho due liste, quella coi campi e quella coi, come l'ho chiamato prima? L'ho chiamato anche questo campi perché chiamano titoli. I titoli e i campi della riga. A me non servono due liste, ma mi serve un dizionario, le cui chiavi siano i titoli e i cui valori siano i campi. Nell'ordine. Quindi titoli di 0 sarà la chiave del valore campi di 0. E quindi lo devo mettere in un dizionario. Quindi metterò che il record che sto creando è un dizionario vuoto dentro cui andrò a mettere tutte le chiavi corrispondenti a tutti i titoli. For i in range di length di titoli nel mio record, alla chiave corrispondente al titolo iesimo metto il valore corrispondente al campo iesimo. Allora ho il dizionario che posso aggiungere alla mia lista di personaggi. Record. Append, non add. Questa è una lista. Scusa, non è f.readline ma è line, visto che ho usato un ciclo for, mi sono fatto prendere la mano da copia e incolla. Questo qua sarebbe carino come errore, funzionava, l'ho fatto copia e incolla sotto. Sapete dirmi che effetto avrebbe questo codice? No? Legge una riga sì, una riga no, non legge due volte, cioè nel senso che il for legge una riga e poi il readline legge quella dopo, io elaboro quella dopo ma quella prima l'ho saltata e quindi mi troverai solamente metà dei personaggi. Ok, l'abbiamo messo a posto, sono accorto in tempo. Quindi vediamo un po' se funziona anche la versione stupida. None, non funziona perché mi manca il return ad esempio. Sembra che sia la stessa cosa. Ok. Quindi non è nulla che non si possa fare anche normalmente. Ok, andiamo avanti sull'esercizio vero e proprio. Allora, personaggi è l'insieme di personaggi del gioco, dopodiché devo leggere le mosse. Allora, avrò anche qua una funzioncina che mi permette di leggere le mosse. No, gli passo il nome del file e lei che cosa farà? Restituirà, abbiamo detto prima, un dizionario che contiene le varie mosse. Quindi F uguale open nome file
qui la open fa sempre scoppiare le cose, read encoding, UTF-8, F-close, mosse uguale una lista vuota, for line in F, leggo una riga per volta, ciascuna riga è fatta da due campi separati da un segno di uguale, quindi in questo caso devo separare i campi con l'uguale, non più col punto e virgola, e quindi avrò campi uguale line, rstrip, barra n, split sul simbolo di uguale, e quindi il mio dizionario dovrà avere come primo campo mostre di zero, campi di 0, che è la chiave, non come primo campo, come chiave mostre di 0, cioè la proprietà, colore capelli, e come valore mostre di, campi di 1, cioè biondo. Quindi creerò un record che è un dizionario il cui primo campo il tutto è un dizionario, non mi serve una lista, mi sono perso. Mosse uguale un dizionario. In questo dizionario aggiungo una chiave, una nuova chiave data da mosse, campi di 0, con valore campi di 1. Quindi ogni riga che leggo aggiunge una entry nel dizionario. Ho un dizionario solo, non è uno per riga. E alla fine è il risultato che, voglio, che volevo. Quindi return mosse. Leggi mosse, mettiamo un file fisso qua, poi magari lo chiederemo all'utente. Vediamo cosa esce. Ok, colore capelli biondo, lunghezza capelli corti, occhiali sì, e per fortuna mantiene l'ordine, per fortuna. Per definizione mantiene l'ordine di inserimento e quindi l'ordine in cui dovremmo applicare queste mosse. Allora, adesso abbiamo tutti i dati, dobbiamo giocare la partita. Quindi possiamo definirci una funzione, partita, che riceve i personaggi e le mosse e fa tutto il lavoro. Potrei farlo nel main, ma il main mi fa comodo per metterci le print, i debug, fare le prove. Allora, la partita va avanti in base alle mosse, quindi questa funzione partita alla fine avrà un bel ciclo che prende una per volta le mosse. Quindi sto iterando, ricordiamoci che mosse è un dizionario, sto iterando sulle chiavi di quel dizionario. E ogni volta dovrà rimaneggiare l'elenco dei personaggi e stamparlo. Quindi magari mi può far comodo, teniamo in sospeso questa funzione per un attimo, mi può far comodo una funzione che stampa i personaggi. Tanto dobbiamo farlo una volta all'inizio, non in questo formato chiaramente. Andiamo a vedere in che formato è proposto dal testo, così. Col nome, qui ti fa vedere trattino e fa vedere i vari proprietà
di alcuni, tra l'altro questo non è richiesto, però se notate qui vedete barba, pelato, e quindi stampa queste proprietà barba, pelato per coloro che hanno sì e non lo stampa per coloro che hanno no. Anziché dire barba uguale sì, pelato uguale sì, cappello uguale no e occhiali uguale no, chi ha fatto questo esempio ha pensato di stampare solamente quelli il cui valore era sì. Non è richiesto, non c'è scritto esplicitamente usare esattamente questo formato. Ok, quindi direi non lo facciamo sicuramente nella prima versione. Nella prima versione stampiamo tutti i campi. Poi se vogliamo fare i fighetti, allora, cioè, nel senso, ci rimane tempo nell'esame, o se vogliamo completare l'esercizio, allora possiamo fare questo miglioramento. Qua non dovremo fare altro che prendere un personaggio per volta, quindi for personaggio in personaggi, e cosa dovrò stampare? Prima di tutto devo stampare il nome, personaggio di nome, mettiamolo in fstring, che fai? Ok, ah, qui gli apici chiaramente devono essere diversi, spazio, trattino, spazio, ecco, ho fatto tutto casino per aggiungere questo trattino. Quindi mi stampa il nome dei vari personaggi, partiamo da qua, stampa personaggi, questo è un po' complicato, ok, me li stampa così, in ordine di apparizione nel file. Adesso a fianco di ciascuno di questi ci stampiamo le sue proprietà. Quindi nella print ho stampato il nome e adesso dopo questo nome devo iterare su tutti gli altri attributi del dizionario e stamparli. Quindi for di nuovo proprietà in personaggio, dovrò stampare proprietà, il nome della proprietà, due punti, il valore, no? Il nome della proprietà, due punti, il valore. Il nome della proprietà è proprietà, due punti, spazio, il valore è personaggio di proprietà. Questo se però la proprietà non è il nome, perché il nome l'abbiamo già stampato. Quindi if proprietà diverso da nome. Poi devo dire di non andare a capo. E viene fuori una cosa così. No, devo alla fine andare a capo, scusatemi, alla fine di ogni personaggio. E viene fuori una cosa così. Sesso donna, colore capelli rosso, lunghezza capelli corti, occhiali sì, devo metterci ancora una virgola. Vabbè, questo direi che per momento sono soddisfatto così. C'è questa virgola di troppo che dovrei togliere, però è un dettaglio di cui se, appunto, se ci avanza tempo ci occupiamo poi dell'estetica. L'importante è che adesso si vedano i valori, no? Che ci servono per capire se l'algoritmo sta poi applicando correttamente le varie mosse. Questo stampa personaggi stampa una lista e quindi a seconda della lista che gli passo li stamperà tutti o ne stamperà solamente una porzione. Ok, torniamo alla nostra partita quindi. Quindi la prima cosa che doveva fare la partita, abbiamo detto, i nostri personaggi sono, no? Print
elenco dei personaggi stamperà questi. Poi ci sono le varie mosse e quindi la prima cosa mi dirà, no, stampa, se andiamo a vedere l'esempio, mossa 1, domanda, questa è la domanda della mossa. Quindi possiamo dire print mossa, due punti, la chiave, mossa è la chiave di questo dizionario, quindi la chiave rappresenta la proprietà e il valore rappresenta il valore dell'attributo, quindi mossa mosse di mossa. Non mi piace chiamarlo mossa, no, for mosse di mosse è un dizionario. La prima mossa è questa, quindi noi stiamo dicendo mossa colore capelli, mosse è questo dizionario che comprende entrambi, mosse di mossa è il valore corrispondente alla chiave colore capelli. È veramente poco leggibile, fatemelo cambiare. Usiamo items, che così mi permette di iterare sul proprietà valore. Perché altrimenti chiamo 32 cose con lo stesso nome, ma hanno cose, hanno significati diversi. Quindi qui non faccio stampa personaggi, ma faccio partita. Personaggi mosse. Ok, quindi alla fine avrò questo. Questo codice va a iterare sulle coppie chiave valore del dizionario, la chiave l'ho chiamata la proprietà che deve avere il personaggio, il valore è chiaramente il valore dei capelli corti, eccetera, eccetera. E queste... Questo è l'output corrispondente. Ok, adesso eseguo la mossa. Eseguire la mossa significa, allora, qui ho due scelte. O prima scelgo cosa voglio fare, poi decido come farlo. La prima scelta possibile è cancello da questa lista personaggi tutti quelli che non corrispondono. La seconda possibilità è creo un'altra lista che contenga solo quelli che corrispondono. E alla fine il risultato è lo stesso. Proviamo a farla prima, cancello, perché è quella più rischiosa, nel senso che si può sbagliare più facilmente. Allora, innanzitutto cancellare non mi piace tanto, perché questa variabile personaggi, questa lista, è una lista del main, non è una lista della mia funzione. Cioè, questa mia funzione si chiama partita, serve per giocare una partita. Se io cancellassi via via dall'elenco dei personaggi quelli che via via in questa partita vengono scartati, poi non sarebbe più possibile giocare una seconda partita, una terza, con delle domande diverse. Adesso in questo esercizio dobbiamo fare una mano sola, ma sembra un po' brutto dimenticare, perdere del tutto, no, l'elenco dei personaggi. Cioè, questa funzione partita sarebbe bene che non modificasse il contenuto dell'elenco complessivo dei personaggi. Ok? Allora, per questo, secondo me, è meglio che la funzione al suo interno abbia
un'altra lista di personaggi rimasti, che inizialmente sono tutti. Così ho una lista locale che vede solo questa funzione, lavora sui personaggi rimasti man mano che applico le mosse, e ho usato un list, quindi separo l'alias, ho una lista separata, una copia indipendente, e sono tranquillo di non toccare mai, di modificare mai la lista del chiamante. Se notate, oggi non abbiamo mai fatto nessuna funzione che modificasse un valore che è stato passato come parametro. Non è un caso, se proprio non ci serve è più semplice così. Ok, e quindi eseguo la mostra significa cancello da rimasti quelli che hanno proprietà il valore diverso, proprietà diversa dal valore. Cioè io ho una lista, i rimasti è una lista, posso andare a cercare all'interno di questa lista i vari elementi e per ciascun elemento vedo se, controllo se la proprietà specificata per quell'elemento ha lo stesso valore che è stato specificato nella mossa oppure no. Se no, la cancello. Allora, qui c'è... Allora, abbiamo una lista, quindi verrebbe, diciamo così, istintivo dire for personaggio in personaggi, anzi rimasto in rimasti. Così è chiaro che sono i personaggi rimasti. If rimasto, allora adesso rimasto cos'è? Un dizionario che racconta un personaggio. If rimasto di proprietà. Quindi di tutte le proprietà che ha il personaggio ne vado a vedere una, che è quella che fa parte della mossa. E lui avrà i capelli biondi, rossi, neri. Se la proprietà è capelli, colore capelli, avrà un valore. Se è diverso dalla proprietà della mossa, scusa, del valore della mossa, sapete cosa possiamo fare per essere ancora più chiari? Rinominare proprietà in proprietà mossa e valore in valore mossa. Quindi se la proprietà che la mossa ha specificato per questo personaggio rimasto è diverso dal valore che la mossa ha richiesto per questo, allora lo devo cancellare. Non lo devo considerare. Quindi verrebbe da dire rimasti punto remove rimasto. Attenzione che questo è sbagliato, eh? Per quello volevo farvelo vedere per primo, perché contiene una trappola. E poi stamperò stampa personaggi, print, sono rimasti, due punti, i rimasti. Tutto questo, ricordiamoci che è dentro un ciclo sulle mosse e quindi viene iterato. Ma visto che rimasti è sempre la stessa lista, si andrà a cancellare via via sempre dalla stessa lista. Poi alla fine dovremo vedere se ne rimane solo uno oppure no. Lo andiamo ad aggiungere. Allora, cosa succede qua se faccio un run? Allora, la prima mossa qui è colore capelli biondo. E
sono rimasti una certa decina di persone, ma questo ha i capelli rossi, questo ha i capelli castani. Aspetta, cos'è successo? Poi capelli corti, lunghezza capelli corti, allora in teoria dovrei avere solo quelli con i capelli corti o capelli lunghi. Poi tutti gli altri sono corti, ma c'è lui che ha capelli lunghi. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa che ci dobbiamo aspettare tutte le volte che modifichiamo una lista mentre la stiamo iterando. Noi stiamo modificando, in questo caso con un remove, ma sarebbe la stessa cosa se facessimo un append, se facessimo un insert, se facessimo un pop. Qualunque operazione che modifichi una lista è problematica se su questa lista sto iterando. Perché questa iterazione, questo for rimasti, lui ragiona sugli elementi, questo è come se lui facesse una fotografia dei contenuti della lista all'inizio del ciclo e poi li prende uno per volta. Però è una lista, ricordiamocelo, indicizzata da numeri interi. Adesso noi Python ce lo fa vedere così garibaldino, ma in realtà c'è un indice che 0, 1, 2, 3 va avanti e va a prendere uno per volta gli elementi della lista. Allora, io il primo elemento che avevo qua era Alex, e ricordiamoci che la prima regola è capelli biondi. Alex ha i capelli neri. Allora lo cancello. Ok? Va bene. Alex occupava la posizione 0 della lista rimasti. Io faccio il remove di Alex, cancello l'elemento che stava nella posizione 0. A questo punto, l'elemento che stava nella posizione 1 va indietro di una posizione, perché in una lista le posizioni sono sempre tutte occupate. E quindi si spostano tutti in là di una posizione. Ok? Poi, ho fatto questo remove, poi torno su e il for va avanti. E prende, lui la prima iterazione ha preso l'elemento in posizione 0, adesso prenderà l'elemento in posizione 1. Che non è Alfred, ma è Anita. Perché Alfred adesso è in posizione 0, non è più in posizione 1. Quindi il for va avanti come se nulla fosse, nelle posizioni che via via ci sono. Ma nel frattempo gli elementi che sono dentro quelle posizioni si sono spostati. Quindi ci saranno alcuni elementi che vengono saltati, non vengono guardati. Che sono tutti gli elementi immediatamente dopo uno che ho cancellato. E se il ragionamento che ho fatto è giusto, Alfred rimane. Dovrei cancellarlo, ma rimane perché l'ho saltato, non l'ho neanche controllato. Quando sono andato a controllare la posizione 1, Alfred si era già spostato in posizione 0 e mi ha fregato. Ok? Allora, veramente, mettiamoci un cartello grande, non si modifica la lista che sta iterando. Se hai un ciclo che itera su una lista, non la modifichi. Modifichi altra roba, fai quel che vuoi, ma non modificarti la tua stessa lista. Cioè, non è, per carità, non esplode nulla. Però devo essere ben conscio di che cosa succede. Un modo per farlo funzionare potrebbe essere quello di fare questo giochino al contrario, partendo dal fondo, dall'ultimo elemento anziché dal primo. Così la remove toglie roba, ma quelli che sposta sono comunque quelli che avevo già guardato prima. Non so se... Allora, basterà mettere questa cosa qua, se io mettessi, proviamoci, mi è venuto in mente adesso, ma un meno uno qua, che la rovescia al contrario, forse funziona. Guarda come funziona. Quindi questi sono i capelli, elenco dei personaggi, capelli biondi, ci sono solamente i biondi effettivamente. Però capite che stiamo
camminando su un equilibrio precario, no? È l'algoritmo che in qualche modo è sbagliato, perché si basa, cioè usa la remove che si basa su ha un certo funzionamento che non possiamo dimenticare, ok? Allora, o lo faccio così, oppure lo faccio gestendo manualmente l'indice. While i minore di len, allora se faccio remove non incremento i, se non faccio remove incremento i, per essere sicuri di non saltare elementi. Se no il for lui va avanti, soprattutto è il for, no, che fa questo lavoro qui. Ma anche un incremento, se incrementassi io a mano l'indice, se lo facessi automaticamente ad ogni iterazione, di nuovo non va bene. Quindi qua dobbiamo sempre fare molta attenzione a queste cose qua, no? Questo funziona, l'altro modo invece più tranquillo è quello di dire, senti, creiamo una lista nuova. E poi la sostituiamo al fondo, perché io poi, è questa stessa lista rimasti che voglio che evolva. Quindi nulla mi vieta di ragionare al contrario, quindi commento questo adesso sta funzionando. Però io sono un po' preoccupato perché mi immagino che magari appunto durante l'esame uno lo fa così, vede questa cosa qua e non capisce perché non funziona. Perché effettivamente, no, sono... Allora è più facile ricordarsi la regola generale, non si tocca la lista che stai iterando. La lista, il dizionario, quello che volete. Ma sul dizionario siamo più tranquilli perché le chiavi sono indipendenti, sono proprio le liste che hanno questo spostamento dei dati. Le tuple sono immutabili, sono le liste. Ok, altrimenti cosa potremmo fare? Potremmo fare... l'altra operazione, quella di dire, anziché cancellare quelli che esistono, costruisco quelli che rimangono. Cioè, anziché cancellare quelli sbagliati, costruisco una lista con quelli buoni. Quindi quelli validi, cosa sono? Vabbè, andiamo, la stessa cosa, è for rimasto in rimasti, però una if al contrario, if rimasto di proprietà mossa uguale valore mossa, allora validi punto append rimasto e alla fine di tutto rimasto uguale validi, perché voglio che sia la stessa variabile rimasti. Però vedete che quando io sto ciclando su rimasto modifico validi, quando modifico rimasti non lo sto ciclando. Questo dovrebbe fare la stessa cosa. Sì, prima tutti biondi, poi biondi corti e biondi corti con gli occhiali. Quindi tra le due è quasi sempre preferibile costruire piuttosto che cancellare, soprattutto se sono dentro un ciclo. Se devo cancellare un elemento non è un problema, ma se sono in un ciclo in cui cancello uno o più elementi soprattutto, allora devo fare attenzione. Tra l'altro quest'ultimo blocco di codice, volendo, visto che è un crea e appendi, è la morte sua per fare una comprehension. Esattamente il pattern di programmazione per cui hanno inventato comprehension. E quindi questa cosa qua si potrebbe semplicemente dire rimasti uguale comprehension rimasto in rimasti, no aspetta, for rimasto in rimasti, if questo. È uguale, eh? Ricordate che la comprehension fa proprio questo. For rimasto in rimasti lo metto qua, l'if lo metto qua e ciò di cui faccio l'append lo metto qua. Però è uguale, insomma, sono tre righe anziché una. Non ci dobbiamo preoccupare.
Ok. L'ultima cosa che dobbiamo fare qua semplicemente è quella di andare a verificare se al termine delle mosse abbiamo vinto oppure no. Quindi dobbiamo trovare un'indentazione fuori dal ciclo for, quindi dopo che ho finito tutte le mosse, vado a chiedermi se semplicemente la lunghezza dei rimasti è uguale a 1, allora print hai vinto. Altrimenti stamperò un hai perso, quindi in questo caso mi dovrebbe stampare congratulazione hai vinto. Se invece provassi col file delle domande 2, che invece non sono domande ben azzeccate, infatti vedete che dopo la prima domanda sono rimaste tante persone, dopo la terza domanda ne sono ancora rimaste 4 e quindi hai perso. A questo punto, se io fossi all'esame e avessi ancora tempo, farei due cose. Uno, aggiungerei qualche controllo di errore e prioritariamente lo farei sulla gestione dei file, sugli open dei file. E secondariamente, eventualmente, sull'input dei dati da tastiera dell'utente, se ci fosse, in questo esempio non c'è. E poi eventualmente mettere a posto, dicevamo, questo output qua, perché c'è la virgola, ci sono il sì, no, che si possono, diciamo così, condensare, ma questo veramente... Però un minimo di controllo sull'input output ha senso, perché altrimenti rischiamo di... Soprattutto io questo programma... Allora, il testo non diceva da dove si trovava il... Dice, le domande da un secondo file, ad esempio, bla bla bla, ma non ti dice da dove prenderlo questo file, come fare a sapere quale file. No? Quindi la cosa più normale potrebbe essere quella di chiedere all'utente il nome del file. Non c'è scritto, quindi andava bene qualunque cosa. Però è ragionevole che questo programma, il main, possa fare quel lavoro lì, già non fa niente. Allora, togliamo queste print di debug e... possiamo mettere una input, nome file, mosse, uguale input, quale file contiene le tue mosse? E quindi qua andrà a finire nome file mosse. Allora, scrivo domande1.txt e lui fa. Se io rifacessi, però scrivessi domande1 con un errore di battitura, chiaramente non riesce ad aprire il file, mi dà un errore, quindi sarebbe bene gestirlo questo errore. A livello di leggi mosse. Ad esempio, no? Quindi una bella try, fai tutto questo, accept OS error, o andiamo a catturare il find not found error specifico, oppure più genericamente OS error sono tutti gli errori che possono arrivare dalle operazioni di input output del sistema operativo. Allora potrò dire file non trovato, return ad esempio none. E nel main, se la leggi mosse restituisce none, ovviamente non devo fare la partita, quindi solo if
se è diverso da none, fai la partita. Quindi se io scrivo giusto, fa la partita, se scrivo sbagliato, dice fa inesistente e si ferma tranquillo. E allora a questo punto mi viene facile anche fare più partite. Basta che io ripeta questa cosa e quindi se per caso metto una cosa sbagliata me lo richiede, non capita nulla. Se scrivo domande 1, txt, mi fa la partita 1, se scrivo domande 2.txt mi fa la partita 2 perché per fortuna la funzione partita non mi va a modificare l'elenco dei personaggi, no? Come abbiamo scelto di fare prima. E quindi posso giocare più partite nella stessa mano. Ovviamente qua non posso uscire perché non ho ancora messo, e allora qui c'è un while true che mi obbliga a giocare fino alla morte, ma possiamo ovviamente separare questo in due, come sempre. Ad esempio così. No, batto invio quando non... Invio mi fa uscire dal programma. Quindi, come dicevamo, è importante, la cosa diciamo così, prioritaria è quella di costruire strutture dati e gli algoritmi corretti che arrivino al risultato corretto. Fatto quello, andiamo a occuparci, no, prima di tutto, degli errori di input-output, che ci possono sempre essere, lettura di file, eccetera, e poi eventualmente degli altri aspetti, diciamo così, più di contorno, più di dettaglio del programma, ok? Voi durante l'esame avete un progetto PyCharm completo, quindi nessuno vi vieta di creare anche più file all'interno di quel progetto in cui andate magari a mettere i vari pezzi se dovete provare a fare delle cose. Tanto noi guardiamo solamente il main.py. L'unica cosa che non dovete fare è creare un progetto nuovo. Cioè potete farlo se create un progetto nuovo, ma poi non viene consegnato quello. Cioè no, la consegna automatica è solamente del progetto che vi trovate già aperto. Lì dentro potete fare ciò che volete, ovviamente. Ok. Se ci sono domande, se no, visto che il primo turno di laboratorio di nuovo oggi inizia alle 14.30 perché è quello anticipato rispetto a quello di domani, chiuderei un quarto d'ora prima, così do tempo a quelli che non hanno sgranocchiato adesso in quest'ora di mangiarsi ancora qualcosa prima del laboratorio. Noi ci rivediamo, sì, dimmi. Live, cos'è, 1, 4, non mi ricordo, live 1, qua sopra, quindi molto comodo. Buone vacanze a tutti, ci rivediamo a gennaio, facciamo ancora un po' di esercizi, farò anche a gennaio degli esercizi sulla parte di teoria, ok? Se nel frattempo avete degli esercizi che non vi vengono, ditelo, scrivetelo e li guardiamo insieme anche se a distanza, ok? Arrivederci.